qua in Exogi, siamo tornati su GTA, ragazzi. Guardate oggi cosa ho in serbo per voi. Non lei, te do lui. Il serbo, Gia di Jimmy. Jimmy, visto che prima mi hai rotto il cazzo che non trovavi la fidanzata, prova a dire qualcosa, rompi il ghiaccio, insomma, fai qualcosa. No, dai, Jimmy, cazzo. Ragazzi, è riuscito a fargli aprire le gambe. Non mi chiedete come cavolo ha fatto. Jimmy, adesso tu mi devi spiegare un po' di cose. Comunque, vabbè. Ragazzi, prima che questo video si trasformi in un porno, Jimmy, andiamo a fare un po' di massacro, che non siamo qua vedendo il porno. Ragazzi, guardate, nessuno che rispetta il codice della strada. E adesso tu tutti a parcheggiare in mezzo alla strada con la scusa che prendo un fuoco. E te perché giri coi fanali spenti, razza di cretino? Forse era parcheggiata. Fa lo stesso, eri già nel mucchio. Ragazzi, andiamo in moto, facciamo vedere almeno che sia di Jimmy. È una persona concreta, non è pratico solamente di macellaggio umano. Jimmy, andiamo che tra poco il tuo kebabaro di fiducia chiude e dopo son cazzi e non mangi più pulotti di merda. Ragazzi, ma li avete visti? E poi si lamentano che la gente guida male. Se non sono i primi a investire la gente, mandate al diavolo a essere infernali. I pigliasse il morbo delle banane. Io essere bravo a fare kebab, guardate, so scegliere tagli migliori. E il taglio migliore per kebab è appunto la famiglia di patata. Lei, guardate ragazzi, si inchina al volere del kebab. Stai giù, un pezzo di merda. E te? Cosa c'hai da guardare? Ma guardate ragazzi, no. Cioè ragazzi, avete visto come l'ha sgozzato? Sicuramente avrà anche qualche riconoscimento come sgozzatore di galline. Salta il pulotto, salta anche la rana. Se non uccidi lo sbirro, sei figlio di patata. Che cazzo fa? Rialzati in piedi, Jimmy. Ma ragazzi, quest'uomo è infradito. Io lo so, ragazzi, cos'è che crea rabbia in quest'uomo. È la testa pelata, morite. A few later. Ah, ragazzi, che pisciata. Ringraziamo Franklin per averci donato il cesso. Che cazzo succede? Osama, hai rotto il cazzo, tornatene a casa. È come il 3x2 sulle patatine scadute. Ragazzi, allontaniamoci di qua, onde evitare che Osama venga a attaccarsi come le sanguisughe alle palle. E poi dicono che alle donne non piace il Jihad Jimmy, Jihad Jimmy, più forte di un carro armato. Jihad Jimmy, Jihad Jimmy, col suo kebab arrotolato, morite. Oh, ragazzi, non è che li uccido per fuoco agonistica, più che altro perché passano col rosso. Vuotati addosso quei cani, sterminali. Così ti voglio, Jimmy. Fagli vedere che sei peggio dell'Ebola e delle zanzare con la scabbia. Andate al diavolo, blatte anali. La gente con le palle gira molto scoperto. I culotti sono deficienti, girano con le sirene accese quando la gente vorrebbe dormire. Oh, ragazzi, guardate questo. Pisce attaccato a un muro. E te che ti hai insegnato l'educazione alle scimmie? C'ha le palle al posto del cervello. Io. Roba pesa, adesso scapperemo in smart. E faremo roba come Smart and Furious. Dai pesta con quella celebra. Cioè ragazzi, no, questo non è Smart and Furious. Questo è Smart and Fortuna, che mi avevi avvertito che non capivi un cazzo. Vieni fuori che bruci, madonna, non sei un kebab, fuori di lì. Maometto. Perché c'è? Oh, finalmente hai capito qual è il tuo mestiere. Alzati in volo come si alzerebbe un anziano dopo 2 chili di chalis. No, brutto coglione. Cioè ragazzi, c'è la diarrea al posto del cervello questo. C'è qualche sbirro? Non lo so, io ci avrei già di Jimmy. Che trovo col turno in kebaberia, se salta al lavoro lo licenziano. E lo credo bene. Ragazzi, c'è un elicottero. Questo sarà mio, volta, Gia di volta. Gira quel timone, volta. Adesso tieni pronto allo schianto. Poi Jimmy, come se non ci fosse un... C'hai la madre coi peli! Ragazzi, io lo sminuzzo, lo metto nel kebab questo deficiente! Ragazzi, cambio di programma! Il mio obiettivo adesso sarà quello. Ragazzi, andiamo a uccidere un aereo di linea! Jimmy, hai l'occasione di fare il botto e se lo manchi, ti giuro che ti faccio violentare dalle scimmie arabe, quelle col turbante e che hanno l'ebola. Shish. Pompa con quel gas deficiente! Vi prometto uno schianto epico! Andiamo a prendere l'aeroplano con il nostro Jihad Taliban! Come cazzo hai fatto a mancarlo, brutto deficiente? Io ti uccido, Jimmy, io ti faccio diventare come couscous. Ti sminuzzo, pezzo di merda. Ragazzi, no, veramente, ragazzi, non so se lo vedete, è là in fondo. Dai, raggiungelo, deficiente. Dai con quel turbo. Cioè, ragazzi, non ne ha più. Non ne ha più questo. Dai, pompa con quell'acceleratore, sembri un vecchio durante l'amplesso. Dai, ma no. Che cazzo hai fatto, deficiente? Ragazzi, si è fatto saltare. Salta fuori deficiente.
Ragazzi, cambio di mestiere. Adesso andrà a fare il tagliatore di orate. Insomma, vai tipo Bear Grylls, affetta quell'orata, facci il kebab. Dai, Jimmy, madonna, non sei buono a fare un cazzo allora. Vai a prendere... Anzi, andiamo... No, lo squalo! Via, vattene, Jimmy, vattene! Non ti far prendere! Pensa che hai la testa pelata! Muovi con le mani! Muovile, brutto deficiente! Non ti far prendere! Cretino! Mi ha privato anche del piacere di ucciderlo con le mie mani! C'è da dire una cosa, sono contento sia morto perché almeno ce lo siamo levati dalle palle, ragazzi. Era proprio un peso. Un kebabaro che si mette a fare lo jihadista ha lo stesso senso che trovare, non lo so, i rognoni di un toro dentro le uova di Pasqua. Come questi, ma già grigliati. E diversamente, ragazzi, con questo sbrindello, questa Macedonia serba di Jihadi Jimmy, io penso di chiudere quel video. Spero vi sia piaciuto. E se vi è piaciuto, invito a lasciarmi un like e un commento, di iscrivervi al canale se volete guardare la pagina di Facebook che la trovate in descrizione. Come al solito, e che dire, ragazzi, qua da Next è tutto. Bella rega! Yeah, I'm a freak. 'Cause I'm a freak.